Quindi davvero un ottimo risultato. Lei del resto era nona dopo lo sciolto, quindi mantiene salva la sua leadership in questo momento, in questo The Ed ora passiamo ovviamente a un altro tipo di atleta, un'atleta più esperta, 24 anni, Victoria Helgensson, per 6 volte campionessa nazionale svedese. Lei ha la 10ª posizione, vedremo se saprà così mantenerla. Ha una musica molto particolare in questo suo free skating, una musica sicuramente molto intensa, l'ha voluta un po' più solare rispetto a quella dell'anno scorso. Ricordate la storia triste della fine di una carriera di un'attrice. Questa musica è la musica della colonna sonora di Spellbound, il film di Ingrid Bergman del 1945. Doppio il flip iniziale. Thank you.
Victoria Helgerson, un programma possiamo dire sporcato in più di un suo elemento, qualche errorino qua e là, non degli errori fondamentali a parte il primo clip non chiuso diventato solamente doppio, però insomma neanche precisissimo. A me piace lei come pattinatrice, era elegante sul ghiaccio, c'è questa sorta di filo conduttore di cui parlava Paolo prima, questa scorrevolezza. Scorrevolezza, sì, si capisce che lei è in sintonia con la musica, che cosa vuole rappresentare, che cosa vuole essere, ecco, la fattory component mi piace, poi c'è molto pattinaggio nelle due direzioni, dei cambi di direzione continui, dei becchi, ci sono tanti lati pregevoli del suo pattinaggio. Certo, sui salti aveva un po' di problemi oggi. Sì, infatti la vediamo anche uscire proprio, diciamo, sconsolata dalla sua prova. Anche perché guardando anche la sua scheda, Franca. Sì, ci sono un po' di under sulla rotazione, come spesso lei ha, uno sul micro loop iniziale e uno sulla sequenza col doppio axel, infatti ci eravamo accorti subito anche noi che c'erano dei problemi sull'arrivo. Poi c'è qualche altro meno sul doppio axel del Dol finale, per esempio. Uno sul doppio toloop, insomma. Non il massimo. E adesso aspettiamo il risultato, mentre ovviamente la gara sta sempre di più andando veramente ad animarsi, perché tra poco vedremo sul ghiaccio Akiko Suzuki. Il punteggio per Victoria Helgerson. Vediamo un po'. No, proprio sconsolata, cioè come se sapesse già che il suo punteggio non è il massimo. Comunque non è molto, non si discosta tanto dal suo stesso best, 144, probabilmente ovvio lei aveva altre ambizioni. Con questo overall è in quarta posizione. Certo, lei in questo modo perde due posizioni, perché lei era decima nello short ed è stata sorpassata da Leona Leonova, che aveva la 13ª posizione.